Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere l'angolino della mia cameretta che vi avevo tra l'altro già mostrato, però ho cambiato delle cose e ci tenevo un sacco a farvi vedere questi cambiamenti. Ho detto ne approfitto perché c'è una luce veramente pazzesca. Non so se vi ricordate cosa avevo scelto di mettere in questo mobile che è di IKEA e lo avevo preso apposta per i pop o comunque la mia collezione Disney. Sì, qua ci sono anche loro, ve li faccio vedere perché i Marimo vi piacciono sempre un sacco. Aspettate che con una mano è veramente difficile. Eccoli qui, stanno super super bene, sono super puliti, li ho puliti proprio forse una settimana fa, quindi aspettate che li appoggio, pesano tantissimo. E sono appunto Sushi, Tokyo e Semola, ovviamente, sono tutti tutti e tre. Stanno benissimo, sto valutando se mettere tutta la famigliola in una boccia delle Yankee Candle, ma adesso vediamo perché non ho voglia di accendere candele a inizio estate, però stanno super bene. Invece una cosa che non sta molto bene è questo, io perché devo sempre uscire di tema? Vabbè, comunque una cosa che non sta molto bene è lei. La faccio vedere bene. Non so se vi ricordate, ma io l'avevo presa da IKEA che era super grande, stava benissimo e tempo un anno è diventata così. In cima si sta rigenerando, però sul fondo, come vedete, bisogna spesso togliere le foglie perché sono praticamente morte, però facendo così si rimpicciolisce sempre di più. Quindi non so se togliere le foglie effettivamente fa bene oppure no. Comunque, piano piano si sta rigenerando, quindi sono molto contenta. Solo che devo dire che all'inizio, quando l'ho presa, era molto più bella, rimpolpata, diciamo così. Butto nel cestino. Allora, questa zona è rimasta invariata e vi è piaciuta un sacco. Come sapete, i quadretti sono di disegno. Ma quello che ho cambiato è questo, il mobile centrale. Allora, vi spiego, io questo l'ho preso proprio per i pop, per metterci pop, tutti i miei Disney Tradition, eccetera. Però non mi andava di avere le borse in giro, che erano sempre là, e mi facevano un cumulo terribile, vabbè, qui c'è la ring light. E quindi ho deciso di sistemare tutte le mie cose un pochino più costose in questo mobiletto. Ora mi allontano che vi faccio vedere bene tutto. Fatemi sapere se lo trovate meglio o peggio. Su Instagram ve l'ho chiesto e mi avete detto che lo trovate meglio così. Ovviamente qua sopra devo ancora capire e decidere cosa sistemare, qua su vicino alla piantina. Però per il resto più o meno ci siamo, eh. Non posso lamentarmi. Ovviamente qua ho due candele che utilizzo per i video, quindi le ho appoggiate qui, però per il resto è finito. Allora, vi dicevo il mobile. Ho iniziato subito con le borsette, queste qua, nei ripiani bassi di questi mobili non so mai cosa mettersi. In questo caso ho messo due borse. La borsetta di Twin, oddio, come si chiama? Love Twin, qualcosa del genere, che mi aveva regalato mamma. E poi la borsetta di Juicy Couture, che è veramente molto versatile, mi piace un sacco. Aspettate che ve la faccio vedere bene, già che ci sono. È questa qui, l'avevo vista da Cleo e siccome era in offerta su ASOS l'ho presa. È quel materiale tipo similtela che adoro, perché veramente adoro, perché con la pioggia non si rovina, in più si può portare anche come marsupietto, insomma è una di quelle borsette veramente versatili, in più ha tutti questi oggi non so parlare, vabbè, in più ha tutti questi super glitter rosa, non so se ragazzi non so che problema io abbia, comunque non so se dalla videocamera si vede, ma come vedete è molto glitterata, quindi è sì sportiva, ma anche molto versatile, io l'adoro. E appunto l'altra è questa qua che vi faccio vedere di My Twin Bag. Anche questa molto carina, un pochino più elegante forse. Vabbè, le ho messe qua giù
perché sono nere, solo per quello. Volevo mettere in alto cose un pochino più colorate. Poi lì sotto abbiamo la Michael Kors e la borsetta di Guess, sempre crossbody. Poi qui ho deciso di fare un ripiano totalmente per la JVPay, perché io sono impazzita per la JVPay, lo sapete, e quindi ho messo sia la Eva sia le due Gabby, che amo alla follia, che ancora non ho sfruttato tra l'altro, però adoro sia le Gabby sia la Eva. Poi ripiano Moschino, ovviamente lo sapete che ho una passione per Moschino, e quindi ho deciso di metterci la borsetta pochette, che ancora non l'ho mai usata, io la amo questa qui, è veramente bellissima, mi piace tantissimo, cioè urla il mio nome questa, perché è sia trash sia super cute, quindi mi piace un sacco. E accanto ho messo lui, che appunto è il Moschino Toy 2 Bubblegum, che attualmente è il mio profumo preferito. Non me ne voglia Dior, però questo cioè è pazzesco, è proprio urla il mio nome. Questo qui invece l'ho preso su AliExpress, è super cute, ed è il portachiavi di Moschino con scritto appunto Playboy, è troppo carino questo orsetto, io amo l'orsetto di Moschino, lo vorrei ovunque. E qui ho tenuto anche la confezione del profumo, perché è super fucsia e mi piace tantissimo, sinceramente ho deciso di tenerla qui. Ok, poi cos'altro ho preso qua sopra, cos'altro ho messo, volevo dire, ho messo questi tre cactus solidi di Ikea, io li avevo scelti verdi, e questa piantina finta di Ikea sempre, e poi lei che sembra un oggettino d'arredamento, è troppo bella ragazzi, la furla Metropolis Mini è qualcosa di meraviglioso, purtroppo non la sfrutto molto, l'ho usata solo in vacanza in Croazia per il momento, ma la amo, e amo anche questo colore che è un po' frutti di bosco, un rosa shocking fluo, molto frutti di bosco come colore, mi piace tantissimo. E ho deciso di metterla da sola, perché secondo me vale la pena metterla lì da sola, è troppo bella, cioè è pazzesca quella borsa. Poi quassù ho messo il reparto Fiorucci, ebbene sì, ovviamente Fiorucci deve avere un reparto tutto per sé, perché io adoro Fiorucci. Ho messo sia la borsa, la crossbody, sia la scatola, questa qua che mi avevano regalato con un ordine, quando ancora si poteva comprare tranquilli in UK, e il marsupio che ho utilizzato diverse volte. Poi lassù invece ho messo le due confezioni super rosa della collezione di Nespresso per Chiara Ferragni, che adoro tantissimo, però ovviamente la tazza non l'ho messa qui e neanche la travel mag. Poi vabbè, qua ho lasciato tutto così, vi faccio vedere questo che lo metto ogni notte, ed è un olietto per unghie. Sapete che, poverine, le mie unghie ultimamente si sono molto indebolite e spezzate. Sto mettendo questo olietto di Mesauda, che in realtà è per le cuticole, ma io lo utilizzo prima di andare a dormire e vi assicuro che crescono. Vedete, sono spezzate. Sto aspettando che mi ricrescano per rifare il semi permanente. Purtroppo la prima volta che l'ho fatto non ho usato la fresa e quindi le ho distrutte. Poi vabbè, qua c'è una piantina di... quella l'ho presa da Ikea, finta. Uno zainetto di Guess, anzi no, due zainetti di Guess, che qua dentro però non ci stavano, nonostante io li adori, quindi ho preferito lasciarli fuori. Però come disposizione mi piace molto, non so se vi ricordate la disposizione precedente, io vi metto il link qua se volete andare a rivedere quei video dove vi faccio vedere come avevo sistemato camera. Però devo dire che mi piace di più. Adesso i pop ovviamente non sono esposti, ma ce li ho ancora, non li ho venduti né niente. Sto valutando se prendere quelli che usciranno di Alice, e sicuramente in futuro, quando avrò uno spazio mio, comprerò una libreria più grande, bianca,
e li disporrò in questa libreria. Però devo dire che per il momento sono super felice di come è venuto il mio angolino preferito. Poi il resto è tutto da buttare via dietro di me, però per il mio angolino è tutto perfetto. E fatemi sapere appunto se vi piace più questa sistemazione delle cose, oppure se preferivate quella con tutte le cosine Disney. Purtroppo adesso usciranno un sacco di pop anche di Alice, ma cioè non mi va di spendere tipo 100 euro per delle cose che poi non utilizzo proprio mai, stanno sempre lì a prendere la polvere. Quindi finché non ho uno spazio mio, penso che la soluzione è non comprarli per il momento. Magari li prenderò più avanti, magari domani mi sveglio e li rimetto qui, non lo so, vediamo. Perché comunque anche la zona Disney mi piacerebbe tantissimo in camera. Purtroppo non la posso avere perché non ho spazio fisicamente, se no l'avrei già messa. E nulla, quindi questa al momento è la mia cameretta, come si presenta la mia cameretta. E devo dire che l'amo tantissimo, mi piace veramente tanto, la trovo meravigliosa. E chissà che altre borse arriveranno. Penso che lì in prima linea non ne metterò più, perché la furla merita di essere esposta. Moschino pure, le JVP pure, Fiorucci pure, quindi anche ovviamente Michael Kors e Guess. Ci tengo a precisare che tutte queste borse le ho pagate 100 euro praticamente l'una, quindi Moschino 100 euro, ed era usata, però era praticamente nuova. La furla era usata, ma anche lei 100 euro, e le JVP erano in sconto, Michael Kors pure 100 euro, Guess 60, quindi insomma sono tutte borse che ho preso grazie a delle occasioni imperdibili. Comunque, volevo farvi vedere questo nuovo angolino, cioè in realtà la nuova disposizione, perché l'angolino è vecchio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, fatemelo sapere, quindi spolliciate e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Sotto fatemi sapere se preferivate la vecchia disposizione o se preferite questa. Io sto adorando questa. Un bacione, ciao!